Da qui nasce l'idea a questo punto della air presence. Air presence è stabilita, è praticamente nata dall'idea della telepresence tradizionale, con in più anche aggregata una serie di strumenti che siano in grado di poter determinare quelli che possono essere i valori vitali del paziente, piuttosto che diciamo anche altre patologie che si possono determinare con strumenti che si integrano, integrano benissimo con detta soluzione. Qui vediamo nella foto un po' lo spaccato: da una parte diciamo la parte pod in cui si reca il paziente, dall'altra invece lo studio in cui può intervenire tranquillamente il medico. I componenti, come vi dicevo, sono abbastanza semplici: il Cisco Telepresence, dove abbiamo l'opportunità di poter dialogare di viso con il nostro interlocutore che sta dall'altra parte, esso sia paziente o comunque il medico. La parte, diciamo così, intelligente, il software, ciò che dà la vita alla comunicazione, e soprattutto la parte di sessione della gestione delle applicazioni, perché la soluzione si porta dietro una serie di soluzioni estremamente importanti per fare in modo che i dati riservati, i dati siano coerenti, i dati siano garantiti e arrivino a chi devono arrivare. Oltretutto i componenti sono legati, la soluzione si compone anche di quattro altri componenti importanti: una camera che serve per esaminare ad altissima definizione quelli che possono essere problemi della deambulazione del paziente, piuttosto che altri casi, lo stetoscopio elettronico, la parte di dermatoscopio e otoscopio integrato e tutto ciò che è di fatto legato ai valori vitali rilevabili direttamente dall'utente. È chiaro che questo consente ad un centro specializzato di mettere a disposizione delle proprie risorse che in modo programmato o comunque su sollecito possono di fatto interagire direttamente con la periferia, essa sia un laboratorio, essa sia una piattaforma petrolifera, come dicevo prima, o addirittura anche un mezzo mobile. Stiamo di fatto rilasciando una certificazione via satellite affinché le navi, le navi di crociera, possano essere dotate di una soluzione di questo genere e il personale medico a bordo sia in grado di poter interagire ogni qualvolta ci sono delle emergenze, di agire con il personale medico specializzato. Alcune sperimentazioni che sono partite già da tempo, in quanto Aberdeen è di fatto la parte sperimentale del National Health Systems inglese, si è detto disponibile a fare il test. Siamo partiti circa un annetto fa, abbiamo raccolto quasi 4.000 adesioni, non sono specificate, scusate, cerco di andare un po' di corsa per i tempi, e i tre pareri fondamentali raccolti da parte dei pazienti sono che il 99% erano soddisfatti dell'esperienza, proprio perché l'umanizzazione che lo strumento informatico, che deve essere ovviamente anche estremamente semplice, dava, originava un'ottima esperienza. Il 95% hanno avuto un'impressione che la visita fosse riservata, in effetti la collocazione normalmente viene fatta in ambienti abbastanza separati, mentre il 93% raccomanderebbero nuovamente la stessa soluzione ad altri. Questo è sostanzialmente un dato fondamentale su cui fondiamo alcuni esempi. Un altro esempio che non è citato, ma che è implementato da circa 6 mesi in Francia, presso Parigi, non ricordo il nome dell'ospedale, è l'utilizzo di questo sistema per i carcerati. I carcerati, invece di essere spostati da una parte all'altra, possono essere telemonitorati direttamente dal carcere presso l'ospedale convenzionato, e quindi tutte le patologie riscontrabili da parte del paziente possono essere di fatto affrontate. È stato abbattuto di circa l'80% lo spostamento del detenuto verso le strutture ospedaliere grazie a questo sistema. Questo è il nostro caso, in cui fondamentalmente abbiamo da 2 anni un sistema di telemonitoring per tutti i dipendenti.
Sisto è molto attento ai propri dipendenti, quindi a livello proattivo ha messo a disposizione per le proprie sedi, siamo una comunità di 60.000 persone, e su di noi abbiamo fatto questa sperimentazione. Da lì, soprattutto negli Stati Uniti in cui è partito, il 97% sono stati in grado di comunicare in modo efficace con la parte operativa, con l'operatore, mentre il 98% erano a proprio agio sull'uso della tecnologia. Probabilmente questo è un dato un po' forzato, visto e considerato che comunque la comunità Cisco è una comunità abbastanza smanettona in questo senso. E il 90% è in grado di poter raccomandare il servizio ad altri. Su questo si fonda ad esempio un test che dovrà essere condotto anche a Milano, dove esiste la sede proprio per i dipendenti. Potremmo essere più chiari nel corso delle prossime settimane, perché la sperimentazione è ancora in una fase, diciamo così, da definire. Come siamo distribuiti a livello mondo? Ecco, vedete, tutti i siti Cisco sono stati collegati appunto su questa tecnologia per poter dialogare direttamente con i vari interlocutori medici. È chiaro che, come vedete, fa la parte del leone la lingua anglosassone, quindi Cisco Italia era un attimino tenuta da parte, perché i medici, al di là del fuso, che comunque è un altro elemento che discrimina un po' il tutto per quello che concerne la nostra attività, il linguaggio faceva anche un po' la parte del leone. Concludo dicendo che il 25 maggio si terrà a Vimercate la sessione europea dell'Healthcare Industry Day, dove verrà annunciato in maniera diciamo formale questa soluzione a livello europeo. Siete tutti invitati a partecipare, saranno collegati tramite questo sistema ben 12 nazioni europee, avremo comunque degli speaker estremamente importanti. Alla luce di ciò, io concludo, spero di essere stato nei tempi come avevo promesso, e a tal proposito grazie dell'attenzione e buon appetito.